Cambio al vertice del battaglione multifunzionale Vicenza del 9° Reggimento Alpini. Il tenente colonnello Lorenzo Rivi, nel corso di una cerimonia alla caserma Pasquali, è subentrato al comando del battaglione, guidato sin dal giorno della sua creazione dal tenente colonnello Fulvio Menegazzo. Un battaglione nato all'Aquila nel 2017, creato per affrontare le emergenze scaturite dalle calamità naturali, composto da uomini e donne selezionati e formati adeguatamente, oltre ad avere un parco mezzi adeguato alle esigenze. Come ricorderete, per sancire la nascita di questo battaglione arrivò in caserma l'allora ministro della difesa Roberta Pinotti. Il battaglione Vicenza in quest'anno e mezzo si è ritrovato a fronteggiare diverse calamità. È stato molto importante il supporto fornito dai militari del Nono Alpini in occasione del terremoto del centro Italia del 2017. Soccorso alle popolazioni, ma non solo, gli alpini sono stati impegnati anche nelle attività di demolizione e rimozione delle macerie a Campo Tosto. Hanno operato con uomini e mezzi nell'incendio sul Monte Morrone a Sulmona. Il battaglione alle dipendenze del Nono Alpini rappresenta un fiore all'occhiello per l'esercito italiano, capace di intervenire nel campo della pubblica utilità e nei casi di calamità naturali nell'area appenninica centrale, in particolare per le emergenze sismiche e atmosferiche. Questa unità, dislocata all'Aquila, zona altamente sismica, colpita da un tremendo terremoto nel 2009, ha una valenza molto importante e garantisce in ogni momento la propria disponibilità per svolgere attività che possono spaziare dal rifornimento idrico alla costruzione e riparazione di strade, ponti e alloggi, dalla distribuzione e produzione di energia alla mobilità in caso di neve. I risultati operativi, come è noto, hanno permesso anche alla bandiera di guerra del 9° Reggimento Alpini di ottenere la Croce d'Argento al merito dell'Esercito.